La guerra delle parole ha fatto slittare a domani i colloqui di pace per lo Yemen, in programma oggi a Ginevra, in Svizzera. I rappresentanti delle milizie sciite filo-iraniane Houthi, le quali tengono il controllo del 15% del paese, compresa la capitale Sana'a, hanno sostenuto di essere stati ostacolati a raggiungere Ginevra. La delegazione del governo yemenita, appoggiata militarmente da una coalizione araba di 10 paesi, ha smentito tale affermazione e ha dato un ultimatum. Se i negoziatori Houthi non arriveranno entro stasera a Ginevra, i colloqui di pace salteranno. La guerra delle parole preoccupa i civili yemeniti, già provati da quanto sta succedendo nel loro paese da 3 anni e mezzo. Le persone sono distrutte e la situazione richiede un accordo reciproco. Non vogliamo altro che la pace, dice Abdel. Invitiamo tutte le parti a porre fine all'assedio e a mettere l'interesse del paese sopra i loro personali interessi, aggiunge Adel. Dal 25 marzo 2015 una coalizione araba a guida saudita, anche con armi italiane, sta bombardando i territori dello Yemen occupati dalle milizie Houthi. In questa guerra i civili sono intrappolati e stanno pagando il prezzo più alto della lotta per il potere. Secondo le Nazioni Unite, infatti, sono 17.662 i civili uccisi tra il 25 marzo 2015 e il 9 agosto 2018. Il conflitto inoltre sta impedendo l'arrivo di aiuti umanitari, medicine e cibo. Sempre secondo l'ONU le conseguenze sono drammatiche. 22.200.000 persone hanno bisogno di cibo e 1.100.000 persone sono state contagiate dal colera. E poi negli ospedali mancano medicine per i feriti della guerra e per i malati.